questo caso parliamo di un complesso monumentale, i primi ritrovamenti risalgono al 2000, ma adesso avete la contezza delle dimensioni di questo edificio e anche dell'importanza. Sì, abbiamo iniziato delle indagini poiché il Parco Archeologico di Velia è stato beneficiario di un finanziamento PON per 9 milioni di euro, di cui diciamo il già un primo stralcio di 1 milione di euro è attualmente in fase di gara. Si stanno espletando le gare da parte della centrale di committenza Invitalia. Quindi per avviare la progettazione anche su quest'altro settore della città, che è noto come area della Masseria Cobellis, proprio perché ci insiste questa casa colonica ottocentesca che già dall'allora soprintendenza archeologica venne restaurata, e iniziò questa campagna di scavo che portò alla luce un edificio monumentale sicuramente di carattere pubblico. Noi siamo andati a fare delle indagini archeologiche mirate in realtà per capire le dimensioni dell'edificio e per capire anche se ci fossero delle preesistenze rispetto all'edificio per poter progettare una nuova copertura, dal momento che adesso c'è una copertura di cantiere, e anche per capire quali fossero appunto le reali estensioni di questo edificio, di cui si conosceva solo la parte settentrionale. E queste indagini ci hanno restituito la sorpresa di un edificio davvero monumentale, come già coloro che avevano scavato agli inizi del 2000 avevano ipotizzato, con un'estensione circa 65 metri di lunghezza, e che porta quindi questo edificio a gravitare su uno degli assi viari principali della città romana, cosa che prima noi non carattere pubblico. Noi siamo andati a fare delle indagini archeologiche mirate in realtà per capire le dimensioni dell'edificio e per capire anche se ci fossero delle preesistenze rispetto all'edificio per poter progettare una nuova copertura, dal momento che adesso c'è una copertura di cantiere, e anche per capire quali fossero appunto le reali estensioni di questo edificio, di cui si conosceva solo la parte settentrionale. Le indagini ci hanno restituito la sorpresa di un edificio davvero monumentale, come già coloro che avevano scavato agli inizi del 2000 avevano ipotizzato, con un'estensione circa 65 metri di lunghezza, e che porta quindi questo edificio a gravitare su uno degli assi viari principali della città romana, cosa che prima noi non sapevamo. Infatti anche da un punto di vista visivo esiste attualmente una separazione tra la strada e quello che abbiamo in luce dell'edificio. Quindi siamo di fronte a un edificio di carattere monumentale e che tra l'altro si trova quasi affrontato, anche se non proprio precisamente, a un altro grande edificio pubblico che gravita sullo stesso asse viario, che è noto come edificio con triportico, che fu portato già alla luce negli scavi degli anni 60 e degli anni 70, e che è uno degli edifici pubblici dell'età romana, insieme alle terme, maggiormente conosciuti di Velia, proprio perché all'interno furono rinvenute tutte le statue dei medici velini, della casa imperiale Giulio Claudia, e anche la famosa erma di Parmenide. Tutte l'intenzione della sovrintendenza adesso qual è? L'intenzione della sovrintendenza è quella di ovviamente attuare un progetto di valorizzazione di quest'area, riportando in luce l'intero edificio, se i finanziamenti ce lo consentiranno, e per il momento sicuramente non riusciremo ad approntare una nuova copertura definitiva, ma probabilmente miglioreremo la copertura provvisoria attualmente presente nell'area, proprio perché capite bene che se non portiamo alla luce l'intero edificio non riusciamo neanche anche ad avere contezza di come e se l'edificio debba essere in qualche modo coperto. Questo insomma è una gradita sorpresa per Velia, che sta vivendo un momento difficile da quando, dopo l'incendio del giugno scorso, c'è tutto il settore alto della città, l'Acropoli e la Porta Rosa, che sono i punti di maggiore attrazione, chiusi al pubblico, proprio perché l'incendio, pur non avendo avuto danni sulle strutture archeologiche,
sulle strutture di servizio del parco, però ha causato un immenso danno alla vegetazione, bruciando tutta la vegetazione che era sui costoni che fiancheggiano le strade che salgono verso l'Acropoli e verso Porta Rosa, ovviamente creando una situazione di instabilità e di pericolo massi. Però il Ministero già ha stanziato un finanziamento di 250.000 euro, già è stata approntata la perizia grazie anche alla consulenza dei geologi della provincia di Salerno, che prevederà quindi la messa in sicurezza dei costoni con operazioni di sgaggio massi applicazioni di georete, appunto, per evitare il pericolo di caduta massi, e quindi speriamo che per la primavera prossima anche la parte alta di Velia possa essere riaperta al pubblico, visto anche che questo ci ha causato una notevole perdita di affluenza nel corso soprattutto del periodo estivo, che è stata un po' tamponata grazie alle iniziative soprattutto delle aperture di Campania by Night organizzate dalla SCABEC, legate anche alla manifestazione di Velia Teatro. Okay.